4 minuti Francesco Forte ha fatto subito capire le sue intenzioni. Grande tiro dai 20 metri e pallone sotto l'incrocio, insomma, non male. Ma sì, io anche in allenamento le provo queste soluzioni da fuori e sono contento che è andata bene. Un po' ti conoscevamo già, un po' ti abbiamo seguito nella tua esperienza all'Inter, ti vediamo negli allenamenti, sei un attaccante forte fisicamente, ma anche bravo con i piedi. Ti ero già visto quando eri entrato contro la Nocerina che avevi ispirato il gol, e anche oggi bella presenza valida. Ma io devo ancora migliorare tanto, devo essere sempre a disposizione della squadra e secondo me il lavoro settimanale è quello che ti migliora, quindi io ho appena iniziato, diciamo, a giocare a calcio, quindi devo sempre stare con la testa negli allenamenti e cercare di migliorare sempre di più. Molto umile, e sei, insomma, fai trasparire questa tua serietà e voglia di lavorare, però insomma sarai anche contento di questo gol. Ma certo, io l'avevo detto già in intervista che ci tengo tanto a sognare in casa, perché i tifosi, diciamo, è quello che mi è mancato nell'esperienza, comunque nella primavera, quando vieni a giocare in uno stadio così, i tifosi sono tutto, quindi sono contento di aver segnato qui a Pisa, però bisogna sempre rimanere, insomma, con la testa al Pontedera, che è la partita di domenica. Esattamente, infatti ti stavo per chiedere proprio questo, è importante andare avanti in Coppa, perché dicevamo con il tuo compagno di squadra prove del vincere aiuta a vincere, però domenica c'è una partita importante, un derby tra l'altro, che vede protagonista la provincia di Pisa contro il Pontedera, che arriva qua all'arena da primo turno. Assolutamente, è una partita fondamentale, è un derby. Come tutti i derby ci teniamo a vincerlo e dobbiamo dare quel qualcosa in più che serve per vincere i derby.